brevi racconti di Chekhov, quelli che ho postato per ultimi. Tre storie di donne, una per la verità è un adolescente, 13 anni. Le altre sono due signore. Di queste storie, quella che più vorrei discutere con voi, perché su questa storia mi interesserebbe, ma non tanto sulla storia, ma sulla figura di questa donna, di questo soggetto femminile. Mi piacerebbe sentire qualche commento vostro, perché se questa figura femminile che Chekhov ci descrive è ancora attuale, se la troviamo ancora, se ancora possiamo pensare di incontrare delle donne così, insomma, se rimane qualcosa di questo nel profondo, nell'inconscio, ma che non si esprime più, non ha più occasione di dimostrarsi, di esprimersi, perché le donne non sono più così. Allora, chi è questo personaggio? Dusheka. È una donna che sembra non esistere per se stessa. In realtà è un qualcosa che sembra non avere una forma propria, una vita propria. E da questo punto di vista ricorda un personaggio di Calvino. Un personaggio del Cavaliere Inesistente, cioè ricorda Gurdulù, quel famoso personaggio che in qualche modo assumeva la veste, l'aspetto, si trasformava in quello che gli stava vicino. Se vedeva un uccello volare, si sentiva anche lui come un uccello, se vedeva una rana, si trasformava come una rana, cominciava, insomma, diventava. Aveva questa capacità di trasformarsi in quello che gli stava vicino, insomma non aveva un'identità propria. Ma in questo caso Dushenka forse ha un'identità propria, però non riesce a vivere senza una presenza maschile in qualche modo, basta poco per farsi amare da un uomo, da lei insomma, no? Basta poco per accattivarsi il suo amore. Ma il suo amore non è tanto per l'uomo in particolare, per le sue doti, per quel quid, insomma, no? Che noi vediamo in una storia d'amore. È soprattutto per il mestiere, per il racconto che l'uomo gli fa della sua situazione, spesso legata alla sua situazione lavorativa, insomma, no? E lei condivide immediatamente i suoi problemi, soprattutto legati al lavoro, insomma. E questo la porta poi ad avvicinarsi a lui, a sposarlo e a continuare a volergli bene, insomma. Ma un bene che è fatto soprattutto di come dire, di un condividere o di un responsabilizzarsi del lavoro dell'uomo che incontra. E allora lei passa attraverso alcuni uomini, ma non perché è leggera, ma perché questi uomini poi muoiono o hanno delle storie. Allora il primo uomo gestisce una specie di teatro cabaret, insomma, chiamiamolo così, e lei se ne assume i problemi e, diciamo, condivide soprattutto il suo lavoro, insomma, e quindi parla lui ed io, facciamo questo, abbiamo fatto quello, insomma, entra di slancio, insomma, vorrei dire di prepotenza, ma non è una prepotenza la sua, è proprio nella vita lavorativa di quest'uomo, insomma, no? E finché quest'uomo vive, lavora, lei è dentro, insomma, no? Prende vita anche lei, prende vita dal lavoro che quest'uomo in qualche modo condivide con lei. Poi il primo marito, appunto questo gestore di un bar cabaret, muore finché va in giro per affari. E quindi lei è costretta un po' a rinunciare, insomma, a questa storia. Ma ne conosce un altro che commercia in legname. E stessa cosa, no? Questo qui un po' le parla e lei immediatamente si prende cura dei suoi problemi, insomma, sente una certa tenerezza per lui e lo sposa. E
e immediatamente ne assume anche il lavoro, l'attività. E quindi anche lei diventa quasi un'esperta nel mercato del legname, insomma, e gli sta a fianco e nel lavoro, insomma, parla con i clienti e così via. Anche questo fa una brutta fine, e a questo punto ne incontra un terzo. E questo terzo è un uomo che fa il veterinario, insomma. Però questo qui è sposato, ma la moglie è lontana, insomma, si sta separando, non c'è più, insomma, non c'è in questa situazione che lei vive con quest'uomo, entra in rapporto con lui e anche in questo caso si mette a interessarsi di veterinaria, insomma, no? E quando viene in contatto anche con i suoi amici o con i suoi colleghi, lei entra nei discorsi, tanto più che questo qua a un certo punto si incavola e dice: ma stai zitta, se non ti interessi di queste cose, se non sono il tuo lavoro, insomma, se non hai studiato questa roba, perché ti metti dentro su questi discorsi? E poi a un certo punto questo deve partire, e quindi nel momento in cui parte lei rimane, diciamo tra virgolette, vedova di questo lavoro, e quindi perde anche senso la sua vita, e che guarda caso, insomma, questa vita prende senso soltanto nel momento in cui si identifica con il lavoro dell'uomo che ha incontrato in quel periodo, nella sequenza che vi ho detto. Questo parte, sta lontano, lei sembra quasi spenta. A un certo punto però questo ritorna però non più solo, ma si fa vivo con la moglie, con la quale nel frattempo aveva recuperato il rapporto, e con un bambino, con un figlio di 10 anni, forse non bellissimo, un po' grassottello, paffuto, ma insomma che si dimostra più piccolo di quello che è la sua età. E lei comunque è pronta immediatamente, insomma, ad accogliere questa cosa, anzi a dargli la sua casa, e lei si mette a vivere nella dependance, e lo accoglie anche con la moglie, col bambino, insomma, no? Quindi senza nessun problema, diciamo, di gelosia, anzi, insomma, è felice di riprendere, insomma, questo veterinario che viene con la sua famiglia e tutto. E a questo punto la storia si sposta, nel senso che il legame si intreccia questa volta tra lei e il bambino. E allora assistiamo a una specie di maternità non più biologica, ma una maternità adottiva. E lei si coinvolge tutta, insomma, il suo motivo di esistenza, come lo diventava prima per il lavoro dell'uomo, adesso lo diventa per l'accudimento, per interessarsi di tutto quello che riguarda questo ragazzino, insomma, quindi fondamentalmente per la scuola, per l'attività di questo ragazzino. E diciamo, qua non gioca più il discorso erotico, insomma, no? Che potevamo vedere o intravedere o intuire nei rapporti precedenti, insomma, no? Un complemento al legame amoroso, erotico, che si intrecciava nelle situazioni precedenti. Qui il problema è proprio di una specie di maternità adottiva, insomma, no? di un desiderio di maternità, di legame, che passa nell'occuparsi dell'altro, ma non soltanto nell'occuparsi, ma di, come dire, di diventare quasi indispensabile, insomma, per l'altro, no? Dell'interessarsi soprattutto nelle cose che sono di interesse dell'altro, in questo caso nelle cose di interesse del bambino, ma anche nell'accudimento, insomma, quindi viene fuori, insomma, no? questo spirito materno, insomma, che non ha niente a che fare con la biologia, insomma, con il fatto che sia figlio suo, non interessa. È l'unico con il quale ha la possibilità di realizzare questo rapporto, perché poi la madre vera, la madre biologica di questo bambino se ne va, e quindi lo lascia con lei, e il padre è spesso assente, insomma, no, viene meno anche il rapporto col padre.
Una volta identificata la vera sua esigenza pulsionale, insomma, questa maternità, lei la sfoga fino in fondo con questo bambino. E questa necessità di creare dei legami, condividendo fino in fondo il lavoro del maschio, sembra quasi che il maschio interessa non tanto per le qualità, insomma, che ha l'uomo, insomma, con cui si mette in rapporto questo personaggio, ma interessa per la prospettiva che le può dare, cioè una prospettiva di occuparsi di qualcosa, indipendentemente, insomma, passa dalla veterinaria al caffè concerto, al legname, con molta facilità, non interessa quello, insomma, si adegua subito, insomma, purché attraverso quest'uomo riesca ad avere un'occupazione, un interesse, che lei da sola non riuscirebbe a trovare, a darsi, insomma, ha bisogno dell'uomo come pretesto. E poi l'uomo è anche il pretesto, insomma, per entrare in contatto con il figlio di lui e per adottarlo in qualche modo e quindi diventarne la madre adottiva, ed occuparsi con questa grande intensità, con questo grande interesse, soprattutto condividendone l'aspetto, diciamo, scolastico, le prospettive, cosa che poi vediamo fare al giorno d'oggi anche a molte madri di ragazzini che studiano, no? Queste cose di entrare nella loro vita scolastica, no? Di guidarli, di occuparsi, di essere come se a scuola ci andasse il figlio, ma ci andassero ancora di più i genitori attraverso il figlio, insomma, quindi quasi l'esigenza di riprendere una vita scolastica attraverso l'attività, la vita del figlio, insomma, no? Di trovare questo modo di inserimento nella vita del figlio, forse perché magari è esclusi da altri aspetti della vita del figlio. C'è un attimo di suspense, di angoscia, quasi della perdita alla fine del racconto, della perdita di questo bambino. Il timore di una notizia che comportasse la perdita di questo bambino e invece poi la rassicurazione. Quindi insomma la storia finisce bene. Ma questo personaggio femminile, questo modo di porsi e di sentire, poi magari insomma se ascoltate il racconto o se lo leggete, insomma, ovviamente lo vedrete definito molto più chiaramente, molto più intensamente, anche proprio nei piccoli particolari, come sa fare Chekhov. E quindi mi incuriosisce sapere se ci sono ancora queste. Cioè, se è una tipologia di donna, se si trova ancora, e quanto nelle donne che vedono questo video e che hanno voglia di dire come la pensano dopo essersi ascoltate o essersi letto il racconto. Quanto ancora si manifesta, quanto ancora c'è dentro, magari non espresso.